Amici di Officina Caruso, approfitto per parlarvi di quello che, come tanti ci chiedono, visto che imperversano sul web tantissime prove su strada di ogni tipo di auto, e noi che siamo innamorati della tecnica e poi lavoriamo su queste vetture, vi diamo qualche consiglio tecnico e qualche consiglio commerciale su queste vetture che ormai sono diventate classiche. Oggi parleremo della 360 Spider o coupé, cambia poco, tranne le accortezze che bisogna utilizzare per mantenere in ordine la capote, che è un intervento molto rognoso e molto costoso se si dovesse guastare. Per quel che riguarda la meccanica di queste auto, dovete stare attenti agli interventi che, fra virgolette, sono costosi e potrebbero diventare proibitivi. Allora, intanto, su questa auto esordì la seconda generazione del cambio F1, che fu l'evoluzione del cambio montato sulla Ferrari 355, che comunque non era stato apprezzato dagli appassionati perché era un cambio che non dava la velocità di cambiata, che invece poi fu migliorata notevolmente su queste versioni. È un'auto che può andare anche in automatico, ma non definitelo automatico perché gli ingegneri Ferrari, ogni ingegnere meccanico che si rispetti, ci prende a sberle, perché questo è un elettroattuato F1 che ha la scatola cambio esattamente come il manuale, e poi tutta la parte dei leveraggi, della frizione, delle leve, che è automatica. E se io tolgo l'automatico, io semplicemente pigiando su una delle leve dietro al volante, la vettura mi ritorna manuale, torno a fare le cambiate con questo, col cambio al volante, che preferisco perché l'automatico non è proprio un cambio intelligente. E proprio oggi un cliente mi ha chiesto, che cercava una 360 manuale e aveva un po' di confusione in testa perché secondo tante dicerie la 360 manuale a lui che vive in montagna va meglio. Ora è una voce da bar questa, una chiacchiera da bar che non è assolutamente vera, perché se appunto vai con l'automatico posso anche acconsentire, ma se cambi tu il cambio risponde perfettamente, intelligentemente. Chiaramente va usato con cautela, perché queste macchine sono diventate ormai classiche, e perché se non sai cambiare, se lo sfrutti male, la frizione te la giochi in pochi chilometri. E cambiare una frizione su questa macchina ti comporta una spesa che va dai 3.000 ai 4.000 euro in officine indipendenti come la nostra, che lavorano su queste auto. Sulla rete autorizzata naturalmente la manodopera sale alle stelle e l'intervento è molto più costoso. L'altro intervento che molti chiedono sempre quando si avvicinano a queste auto è l'intervento alla distribuzione. Ora ragazzi, la distribuzione su quest'auto è esattamente dietro la mia schiena. Quando venne progettata quest'auto e quando nacque questa vettura, si decise di inserire dei comodi fori in modo da permettere ai meccanici di smontare i sedili e operare direttamente senza tirare giù il motore e poter fare questo intervento. Quindi questo intervento è un intervento che
costa i ricambi sui 1200, 1300 euro, 1400 diciamo, escluso la pompa acqua, perché se dovesse esserci da cambiare la pompa acqua, poi lì l'intervento diventa molto più costoso, si sale con le ore di manodopera ed è consigliabile tirare giù il motore per controllare tutto il resto. Un componente delicato su questo tipo di vetture è anche lo scambiatore acqua-olio, che è sotto la V del motore, e quello sulle vetture che non sono state manutenzionate bene e che non hanno mai cambiato il liquido. Il liquido poi vi ricordo che si degrada e diventa acqua con gli anni, quindi cambiatelo spesso, perché il liquido poi degrada e arrugginisce appunto quest'organo, e poi rischiate di giocarvi la macchina, perché si distruggono le cannette, io le chiamo, che fanno appunto passare l'acqua dentro e che raffreddano l'olio, e quando si mischia l'acqua con l'olio in un attimo vi potete giocare il motore. E poi radiatori, tubazioni, pompa acqua, manicotti, è importantissimo su queste auto, anche se stanno ferme, ogni 2 anni almeno sostituire tutti i liquidi. Un altro intervento delicato, una cosa da tenere sotto controllo, è il differenziale posteriore. Sul differenziale posteriore non si cambia l'olio, perché si pensa che è un intervento che può rimanere a vita. Ora è vero che l'olio dentro questi organi non sale di temperatura, però anche quello con gli anni si degrada, diventa acquoso e può rompere i planetari, e se si rompono i satelliti e i planetari del differenziale, la Ferrari non ve li fornisce e dovete sostituire tutto il differenziale, e stiamo parlando del costo di un utilitario. E noi un planetario, 2 planetari siamo riusciti a recuperarli, ce li siamo fatti, li abbiamo trovati con tantissima difficoltà, ne abbiamo qualcuno di scorta, perché sappiamo che è un intervento delicato, però non lo trovate dappertutto. Una cosa che vi consiglio per migliorare il comfort di guida di notte e la sicurezza su quest'auto: siccome le prime uscivano con i fari alogeni, le seconde invece, le seconde serie dal 2001 in poi, avevano già i fari all'ozeno, scusate, gli abbaglianti, ma i fari all'ozeno sono anche quelli superati, si possono tranquillamente sostituire con dei fari a LED, che qui abbiamo sostituito e abbiamo rinnovato tutta la fanaleria senza sostituire il proiettore ma solo le lampade, e ora l'auto ha una visibilità, guardate come si riflette sul cofano di quella BMW che ho davanti, una visibilità molto molto più adeguata ai tempi moderni. I freni sono un'altra nota dolente di questa vettura, molti cambiano la pompa freni quando il pedale diventa gommoso, ma lì, anche lì, non cambiando il liquido dei freni, ci troviamo spesso a nel circuito del liquido degradato, che rovina soprattutto i cilindretti, e i cilindretti dei freni spesso si pensa che sia la pompa freno, la pompa idraulica, invece poi si cambia la pompa, che costa un altro botto, 600 euro più IVA. Qui su queste macchine, come toccate, ci vogliono i portafogli a organetto, come diciamo in Calabria, quindi portafoglio da tarantella. E quindi state attenti alla manutenzione. Poi sulla Spider, se vogliamo parlare di cappotto, dovete assolutamente
tenere la capote chiusa su questa macchina. Non vi sognate di farvi la stagione estiva con la capote aperta, perché la capote prende le pieghe, poi comincia a rovinarsi, soprattutto quando è chiusa. Ragazzi, cos'altro dire? Che su una macchina del genere io sono felicissimo, perché ogni volta che le mettiamo a punto e che facciamo degli interventi, fra virgolette, economici e mirati, facciamo felice i nostri clienti. I nostri clienti poi ci gratificano. Questa è la più bella soddisfazione. Su questa macchina abbiamo anche cambiato due sonde lambda, perché quest'auto abbiamo montato i tubi e i finti catalizzatori che migliorano notevolmente il sound e anche la termica della vettura. Chiaramente non ci siamo avventurati noi a mettere dei tubi, ci siamo rivolti a degli specialisti che simulano il catalizzatore vero e proprio, e la macchina a livello parametrico non cambia notevolmente. Vi saluto mettendo un prima, anzi metto in pausa e vi saluto con la voce del motore. Ora siamo in paese e non è consigliato fare il buffone. Ragazzi, riprendo dicendovi che non mi vedete con vedete elegante, perché stasera io sono con mia moglie a fare una honeymoon. Assolutamente no, stasera abbiamo lasciato i bambini. Ho trovato il modo per combinare lavoro e dovere, perché stiamo andando al matrimonio della figlia di un carissimo amico, di carissimi amici comuni. Siamo usciti da Taurianova, per farvi capire dove siamo. Taurianova è un po' più a nord di Sinopoli e sono quei paesi che stanno tra il mare e la montagna. Appunto, ci stiamo avvicinando alla montagna, allo Zomaro, che non credo riusciamo a vedere sullo sfondo, verso Cittanova, dove ci sono i nostri autisti di fiducia. Stasera saremo all'Uliveto Principessa, che è un resort in mezzo agli ulivi, molto bello, che è stato ristrutturato recentemente. Se ci venite a trovare, venite a visitare questi posti che sono poco conosciuti, ma sono posti da sogno che prima o poi avranno il loro riscatto. Quindi torniamo a parlare di automobili. Vedete l'Uliveto Principessa, ma ci sono posti belli, perché la gente ha cominciato a coltivare l'amore per la propria terra e per il lavoro, ed è importante questo. Ora stiamo per prendere la strada pedemontana, che spero riusciranno a completare, perché le infrastrutture per noi sono vitali. E ora vi faccio un attimo sentire la macchina in terza e vi do un consiglio. Quando cominciate ad andare allegramente, ora la metto in sport, il tasto sport è l'antenato del manettino race, che poi ha 5 controlli, che poi esordì sulla 430, che gli dà quel brio in più alla vettura, e soprattutto ha cambiato, come avete sentito, le tonalità di scarico. Quando accelerate la macchina deve essere sempre calda, vedete che abbiamo una temperatura intorno ai 95 gradi, una pressione olio adeguata tra i 4 e i 5 bar. Naturalmente più acceleriamo e la pressione deve tendere a rimanere costante, e quando mollate sale un po'. Vedete che il testosterone del nostro amico motociclista è scattato, e fatelo sempre quando il motore è caldo, e non spegnete mai la macchina dopo che l'avete fatta sfogare, perché rischiate di non far partire le ventole e mandare in ebollizione la vettura. Bene ragazzi, qua stiamo incontrando tutti gli agricoltori che vanno a passeggio, qua c'è un amico ciclista anche, beato te. E ci stiamo
stiamo immettendo nella Pedemontana per raggiungere i nostri amici di Mille Miglia, che ci trasporteranno la vettura al nostro caro David, che salutiamo, che ha un'attività ristorativa alla Spezia, nei pressi della Spezia, Mimì e Cocò si chiama. Ma vabbè ragazzi, facciamovi vedere come canta questa macchina. Siamo in prima, N, prima, cerchiamo di andare con cautela, mai fuori in giro. Volta che accelero con queste auto è un'emozione indescrivibile, molto di più delle Ferrari ipermoderne, che fanno il doppio ma non vi danno queste emozioni. Da Giuseppe Mariella di Officine Caruso e dalla Calabria un abbraccio a tutti.